Ciao a tutti ragazzi e bentornati e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo in compagnia di Maurizio, che non vediamo da un po' di tempo, da Valencia, e ci porta in un altro circuito italiano questa volta. Dove siamo? A Misano. E io vi devo dire che nella giornata di oggi mi cago abbastanza sotto, perché Misano ne ho viste di ogni, ne ho sentite di ogni, e quindi oggi abbastanza umile, tranquillo, con calma, capiamo la pista, mi spacchi il culo. Tra l'altro, la merda qui è con una ZX10R anche lui, perché la sua mi si è rotta. E quindi oggi lui sta con sta moto che gli hanno prestato, e quindi abbiamo proprio il reale confronto di traiettorie, linee e tutto, perché le moto sono uguali, identiche, anche a livello di sospensioni. Quindi ragazzi, direi che ci vestiamo, lanciamo la sigla ed entriamo. Ciao. No, parliamone. Che vuol dire senza camere? Cioè, devo pure entrare, devo far vedere quanto mi cago sotto a Misano. Quindi, mo vado in direzione, chiedo l'autorizzazione, firmo i liberatori del caso, eccetera, e montiamo sta benedetta camera. Ci vediamo in pista. Abbiamo fatto intanto il primo di riscaldamento conoscitivo, abbiamo capito la pista, ci siamo cagati sotto già. Secondo turno già un po' più aggressivi, siamo andati un po' meglio, ma ci caghiamo ancora sotto. Allora, Maurizio c'è stato sia davanti che dietro. Cosa vado a sbagliare? Allora, le staccate, non frenate, le staccate. Entri troppo presto dentro le curve, ok? Ok. Quindi un po' la traiettoria della staccata. Devi ritardare tanto la frenata anche per migliorare la traiettoria, ok? Questo un po' in tutte, ma questo non è, diciamo, il problema principale. I problemi che dovremmo andare a risolvere sono in due curve, ok? Ok. Il curvone e la 13. Sto lì in rettilineo, non frenare. Poi vedo il rosso e dico: ma... mi cago, ragazzi, non è che lo faccio apposta, mi cago. E la traiettoria della 13, che è quella la prima del precarro. Ma questo problema che hai nella 13 tu te lo porti dietro dal curvone, proprio perché entri a velocità troppo bassa, perché freni, ok? Come esci subito dal curvone? Subito gas, riprendilo subito, anche perché non è una curva che si affronta a questa piega, insomma, clamorosa, quindi grip ce n'è quanto ne vuoi, puoi spalancare tranquillamente. Ovviamente con l'asfalto nuovo, ragazzi, esatto, che vi paura. Posso garantire essere veramente, veramente molto, molto, molto figo. C'è sempre lì il posteriore che dice: ancora, ancora, ancora. Quindi il problema grosso è questo, è che al curvone freni, 11-12-13 non si stacca, si toglie solo il gas per poi andare ad affrontare la vera e propria staccata dopo il curvone, che è quella del carro. Dobbiamo sistemare anche la traiettoria tra la 13 e la 14, proprio perché entri troppo presto, entrando troppo presto alla 13 in uscita vai largo e ti fai tutta la strada tra la 13 e la 14 sul cordolo, sembra che stai facendo enduro, invece il cordolo prima del carro lo dobbiamo andare a prendere nell'ultimo momento
della staccata, dove io punto il cordolo, perché la curva non la vedo quando esco dalla 13, quindi lo punto, vado a prendere il cordolo, mollo i freni ed entro dentro al carro. La dobbiamo ritardare. Poi, grossi problemi? Per ora, sui tempi in cui abbiamo girato, non ci sono. Alla 1, alla 2, alla 3, alle Rio, fino al tramonto, problemi non ci sono. Ora l'hai fatta meglio la quercia. Le traiettorie sono musoso, buone, no? Migliori, sì, abbiamo, sì, esatto. Ha la quercia bene. Sono uscito più stretto possibile, cioè più distante possibile. Esatto. L'unica cosa, al tramonto cerca di frenare un pochino più tardi, devi arrivare quasi al ridosso del cartello che vedi prima della 9. Prima della 9 c'è un cartello che è quello dei metri. Sì. Cerca di prendere come riferimento quello. Allora ragazzi, direi che altre cose le vedremo poi nel corso della giornata. Per il momento penso che come nozioni da imparare e mettere in pratica ne abbiamo abbastanza. Quindi aspettiamo il prossimo turno, ci rivestiamo ed entriamo. Ciao. Cazzo! No. Porca troia, raga. Se me la sono vista brutta. Porca troia. 52.4 è buono, eh? L'ho preso 52.4. Sì, ma stavo a morire. Allora, mi sono cagato sotto letteralmente per ben due volte, probabilmente causa traction. In percorrenza, dopo la terza curva, prima di arrivare alle Rio, l'anteriore si stava tipo per chiudere. È stata una sensazione veramente bruttissima, raga. Dopo la prima volta ho detto vabbè, chi se ne frega, continuo, non ci faccio caso, faccio finta di niente e vado avanti, spingo ancora. Anche perché vedevo dalla dashboard che i tempi stavano migliorando e siamo scesi a un 1.52.3. Il curvone sono riuscito finalmente a farlo senza frenare, anche se poi quel testa di minchia mi ha sorpassato al curvone, quindi interno ho frenato. Sei un minchione. Giornata che da parte mia è stata bella ed emozionante per determinati punti di vista, spaventosa e deludente per altri. Partiamo con quelli buoni. Mi sono emozionato perché Misano è una pista che ancora non avevo praticato e ti regala forti emozioni, quanto il curvone, la quercia, Rio che mi è piaciuta abbastanza e anche la prima staccata che è veramente millimetrica, chirurgica la definirei. Sono molto molto fiche, molto belle. Dall'altra parte c'è una delusione da parte mia perché mi aspettavo di andare un po' meglio, però credo, e questo dimmelo tu, di essere insomma nella media della normalità per la prima volta. Esatto.
e alla fine ho girato solo 2, 4, 6, praticamente 80 minuti, e poi non sono mai 80 minuti pieni perché io faccio di solito 4-5 giri visto che sto completamente fuori allenamento. Hashtag allenate e pagami, qui sono i commenti. E quindi, raga, sto morto dopo 4-5 giri. Pomeriggio ho girato molto molto di meno, praticamente mi sono fatto 2-3 giri insieme a Maurizio, abbiamo fatto un po' di sorpassi e di controsorpassi, ma pomeriggio la pista si è rallentata un pochino. Esatto, infatti sono tornato sul 53 di passo, però questa volta, a posto di essere un 53 basso, era un 53 alto. Quindi, ragazzi, io ringrazio Maurizio come al solito per l'aiuto anche qui a Misano, ringrazio tutto quanto lo staff che c'è dietro, io e Maurizio, raga, sempre solo io e Maurizio. Esatto. Ringrazio però anche Snapshot per le foto che vedrete sui social, le sulla copertina e le slow motion che probabilmente vi butterò su Instagram. Se non mi seguite lì, seguitemi, seguite anche Maurizio, che è come Maurizio Cast. Maurizio Cast. Molto bene, tutto attaccato e tutto piccolo, mi raccomando. Questo è un dettaglio importante. Detto questo, io non so se Maurizio vuoi concludere con qualche cosa che magari posso migliorare. Esatto. No, io avevo solo un appunto. Vai. Vallelunga, la prima volta che ci hai girato, hai girato in? La prima volta in vita mia? No, ora, post-Covid. Ah, post-Covid ho fatto 52. Qua era la prima volta che non hai mai visto la pista. Hai fatto 52. Abbiamo fatto 53. 52. 52? Certo. 52. Incoglionito. Non mi ricordavo. Abbiamo fatto 52. Mi alzo i tempi. 52. Abbiamo fatto 52, quindi è sicuro 52? È più che positivo. Sì, c'ho il... Ah, vabbè, allora buono. No, vabbè, comunque, raga, sempre un po' deluso. Detto questo, ragazzuoli, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per la visualizzazione di questo. Iscrivetevi, lasciate like, condividete, fate un po' tutte le cose che dovete fare, lo sapete ormai. Alla prossima, ciao. Ciao. Yeah.